Uno potrebbe dire, ma perché non devo rinunciare alla sofferenza? Perché non dovrei rinunciare, non lo so, alla gelosia, per esempio? Perché non voglio stare con la paura di essere solo. Non è che devi pensarci, devi stare nel tuo cuore con quegli attaccamenti e il cuore stesso ti dirà a che cosa non vuoi rinunciare e diventerai capace di elaborare tutto questo. Capisci? Il cuore stesso, cioè la consapevolezza nella forma, ti mostrerà a che cosa non vuoi rinunciare, a che cosa sei attaccata e perché. E quando sarai pronta ad attraversare la paura che sta dietro quegli attaccamenti, allora quella falsa sicurezza che sembrano darti verrà lasciata andare. Prima di quel momento noi giochiamo a scacchi col divino e diciamo: io ti do questo, tu mi dai quest'altro. La nostra mente è una scacchiera di equilibri, di paure e di compensazioni. Invece il cuore no.